Dating reality dove c'è una mamma protagonista con il figlio o la figlia in cerca del vero amore. Ci sono cinque pretendenti pronti per conquistarla, ogni giorno succedono le cose, degli incontri, delle prove e poi a fine giornata uno di questi pretendenti va via. Ma attenzione, ad un certo punto arrivano anche altri, ma per fare spazio a questi altri qualcuno dovrà andare via e lì arriverà il figlio o la figlia che deciderà per la mamma. La scelta finale ovviamente è della mamma, ma c'è sempre accanto a lei il suo pargolo che farà un po' da spalla, alcune volte anche in maniera invadente, ma la cosa che mi è piaciuta è che poi le mamme scelgono senza farsi influenzare né da me né dal figlio. Che tipo? Cambia tanto, cambia quando una mamma si muove con accanto un figlio o una figlia. È ovvio, cambia tutto perché secondo me si è anche un po' più frenato, ma questo succede solo all'inizio. Poi alla fine diventano molto complici e la parte che mi è piaciuta molto è ricordare che cioè, non solo i genitori vogliono la felicità dei figli, ma veramente sono i figli che vogliono la felicità di una mamma. Cioè, vedere la mamma commuoversi oppure soffrire per delle cose passate, a loro crea molto dolore e quindi pensano che questa sia un'opportunità anche solo per divertirsi. Ovviamente il titolo è ironico, chi vuole sposare mia mamma, ma anche solo per divertirsi. Cioè, una mamma mi ha detto, mi spiace che sia finita perché non mi coccolavo e non mi coccolavano così da boh quando ero ragazzina. In effetti. Dimenticare di essere connessi, ricordarsi cosa succedeva 20 anni fa, di corteggiare vuol dire scrivere una lettera, dire un pensiero, avere un atteggiamento carino, quando si esce raccontarsi, raccontare anche le proprie fragilità, cioè cioè una cosa molto facile, raccontarsi. La mia cara amica con la quale ho lavorato, ho conosciuto il futuro marito su un'app, hanno una bambina bellissima. Ho anche amiche che sono scappate vedendo da lontano che non era quello della foto. Voglio dire, cose belle e brutte possono succedere con un'app, come non, sempre una mia amica mi ha raccontato che ha incontrato prima del lockdown una persona che le piaceva molto in un locale, piano, cioè una cosa molto, non è neanche una discoteca, e si è rivelato poi durante il lockdown veramente un mostro. Cioè, voglio dire, aveva tutte le carte in regola invece per essere un bravo fidanzato. E non l'avevo conosciuto su un'app. Il fatto che fosse dalla parte di una figlia o di un figlio nel voler dare una seconda possibilità ad una donna che probabilmente aveva avuto una brutta storia oppure semplicemente era finito, cioè il fatto di giocare con loro a mettersi in discussione. È stato un po' quello che ho fatto io, ho giocato a rimettermi in discussione. Tutti ci credevano tantissimo e questa è una cosa che io spero davvero esca fuori. Cioè il fatto che tutti stavano lì perché avevano proprio voglia di starci e non per recitare un ruolo. Infatti mi dispiacerebbe se qualcuno dicesse ah ma stanno mentendo, ah è pilotato, perché capisco che siamo abituati probabilmente ad una televisione molto scritta. Ecco, questa è scritta nelle cose da fare. Ma non quello che succede. Infatti non è per niente trash, ma per un motivo, secondo me. Perché le mamme vivono in maniera separata da loro, cioè non è che stanno tutti insieme. E quindi ci sono dei momenti in cui si sta insieme. Non è che ci sono le telecamere 24 ore su 24. Quindi ecco un dating reality. Sul no è un po' più facile e sul sì finale che vanno tutte in crisi, cioè tutte infatti io entro in quella suite parlando con loro, ripercorrendo le cose che hanno vissuto. Io dico sempre immaginati con lui a fare la spesa, immaginati con lui andare al ristorante, immagina una passeggiata con lui nel corso della sua città o della tua città. Immaginano, non so, presentarlo ad una tua amica, chi presenteresti tra i due? Perché comunque non è facile, per niente. Il mondo sospeso, comunque sei in questa villa, c'è questo maggiordomo Corrado che ti aiuta, ti cambi, ti trucchi, vai, incontri, e poi la vita reale è altra. Quindi il sì manda in crisi tutte, tutte. Grazie.
Un sì che ha chiamato sicuramente l'arrivo dei bambini, cioè dire sì, ok, divento mamma, e un no che non avrei voluto dire. Ah, guarda, un no che non avrei voluto dire. Cioè, che se l'avessi fatto sarebbe andato. No, sai che, cioè, che io non vivo di rimpianti, però ti dico, quindi per questo faccio molta fatica. Io ho molto presente, cioè, se ho detto di no, perché era no.